Lo chiudiamo così questo video? Come l'abbiamo aperto? È possibile chiudere un video subito all'apertura? Vi faccio questa domanda, perché di cose da dire ce ne sono tante, se non tantissime, ma forse si meriterebbero poche, se non pochissime. Un applauso di quelli ironici, di quelli mediocri, di quelli che ti fa veramente venire su il pranzo di Natale del 1998. Ma che cos'è sta roba qui? Che cos'è sta roba qui? Davvero non riesco a comprendere che cosa abbiamo visto. Cioè, la delusione non è sull'eliminazione, eh. Io non pensavo che questa nazionale potesse vincere di nuovo, perché vincere è sempre una cosa, vincere e ripetersi è sempre diverso. Quindi non sono deluso dall'eliminazione di per sé, sono deluso da aver gettato nel pattume 90 minuti nell'indifferenziato, 90 minuti della mia vita in questo modo qui. Non tutti i mali vengano per nuocere, perché ho avuto il piacere di seguire comunque questa partita non solo in televisione ma anche osservando su un'applicazione che vi invito a scaricare, di nome Diretta, Flash Score, un'applicazione dove potrete seguire tutto l'europeo in tempo reale. Ogni volta che c'è un gol vi arriva la notifica, non avrete neanche la necessità di disturbarvi, magari siete a fare una passeggiata, un aperitivo, e avrete tutto direttamente sulle notifiche. C'è una sezione che riguarda le statistiche, c'è una sezione che riguarda le news, dato che siamo in tema calciomercato, c'è una sezione appositamente per l'europeo, anche se ai noi non ci servirà mai, c'è una sezione anche per quelle che sono le squadre preferite che avete a vostra disposizione, quindi potete selezionare la Juventus come nel mio caso e avrete tutte le notizie sulla Juventus, tutte a portata di mano con un semplice click, scaricatela assolutamente. E quindi questo è il piccolo preambolo prima di iniziare a parlare seriamente di questa nazionale che io mi cito, voglio ripetermi, è troppo brutta per essere vera, perché per me non eravamo fenomeni. Non lo eravamo, perché non lo eravamo, ma non eravamo neanche questa roba qui. Cioè, se tu in tre partite del girone più gli ottavi di finale vai sotto 4 volte su 4, c'è qualcosa che non va, c'è qualcosa che non ha funzionato. Io ve lo dico chiaro e tondo, mi dispiace aver anche letto da parte di tanti di voi alcuni commenti post Croazia in cui si diceva vabbè, ma siamo passati e quindi va bene così, perché era palese, ragazzi, era evidente che questa squadra non stesse funzionando e non stesse andando nella direzione, ripeto, non per vincere ma per non fare figuracce, perché la figuraccia l'hai fatta più riprese, l'hai fatta volendo pure con l'Albania, che è l'unica partita che hai vinto, dove dopo 25 secondi eri sotto e dove hai fatto un secondo tempo troppo brutto per essere vero. Cioè, tu di convincente hai fatto un tempo con l'Albania, stop, 4 partite, è giusto andare a casa. Quindi io voglio fare veramente i complimenti alla Svizzera, perché questa sera la Svizzera è sembrata una squadra di campioni, di fenomeni, dal possesso palla alla qualità del palleggio alle conclusioni in porta, tutto, ma anche dalla solidità difensiva. Ragazzi, questa sera Riccardo Rodriguez sembrava Giorgio Chiellini dei tempi dei 9 scudetti. E allora, cioè, questo è tutto dire. Non c'è neanche quell'amarezza di dire sì, però l'episodio, il palo, il rigore, non c'è niente da dire, perché la Svizzera ha strameritato di buttare fuori l'Italia e l'Italia deve soltanto fare un grosso esame di coscienza, perché togliendo l'europeo, che oggettivamente è stato quello vinto, oggettivamente è stato un punto altissimo, questa nazionale, 2 non qualificazioni mondiali e questa roba qui, più i mondiali dove si è usciti i gironi, non è che si stia andando proprio particolarmente bene. Questo è un grandissimo fallimento insieme alla non qualificazione ai mondiali 2 anni fa. Ancora una volta la Svizzera di traverso, c'è andata di traverso la Svizzera, proprio una bella battuta di quelle non volute. Poi permettetemelo, io sono dell'idea che ognuno abbia diritto a pensare, a dire quello che vuole, però io non posso sentire il telecronista Rai che ha 12 secondi dalla conclusione di una partita dove perdi 2-0 strameritatamente contro la Svizzera, dove tu non vedi palla e dove loro sono super organizzati, non puoi sentire ma probabilmente anche questo calcio fluido e moderno ha dato fastidio ai calciatori, perché ragazzi
se da una parte si è organizzati e si prova a fare la partita, la gestione della palla, la gestione delle occasioni, cioè si cerca anche di difendere a blocco basso, non è un problema, non deve essere una vergogna la difesa a blocco basso, ma quando si ha il pallone si prova a giocare e si va a giocare e si prova con delle triangolazioni, si prova con infiltranti, non può essere un problema del calcio moderno del modulo, salvo, fermo restando, che grandi responsabilità sono di Luciano Spalletti. Sono di Luciano Spalletti, per forza di cose. Non tanto sulle convocazioni, dove io vi avevo già detto che un paio di giocatori avrei portati, altri no, ma questo non è nemmeno troppo un problema. Però se tu parti per tutto l'europeo con un'idea e te la fai andare bene perché vinci con l'Albania, e poi non te la fai andare bene perché perdi con la Spagna, e quindi si parte da un 4-2-3-1 che diventa 3-4-3 quando attacchi, poi la cambi, diventa un 3-5-2 stabile, poi la cambi, diventa un 4-3-3 stabile, cioè le idee chiare tu non ce le hai. Questa è l'unica cosa vera e certa che possa raccontare di questa nazionale ultra deludente: le idee chiare tu non ce le hai, perché sennò non saresti lì sempre a sperimentare, sempre a cambiare. Cioè oggi, per dire, scandano dai titolari Frattesi, Pellegrini, Giorginio e Di Marco, che sono stati quattro giocatori imprescindibili comunque nelle tre partite precedenti. Quindi cosa mi significa, cosa mi rappresenta, cioè qual è il significato, qual è il senso? Avevi sbagliato prima, hai sbagliato oggi, che poi per me non è nemmeno un discorso di scelte dei giocatori, eh? È proprio che l'Italia non sapeva fare due passaggi in fila, non riusciva a fare due passaggi in croce, non era in grado di farlo, e quindi è giustissimo andare a casa quando ci sono delle partite in cui sei palesemente la squadra peggiore. E attenzione, la Svizzera non è una squadra scarsa, perché la Svizzera ha tantissimi calciatori di livello, ma non è il discorso dei calciatori di livello, è l'organizzazione che ci ha mostrato questa sera a sconfiggerci. E io per questo europeo ringrazierò sempre solo un calciatore, ce n'è uno che salvo in tutte le partite, che è Gigio Donnarumma, perché senza Gigio Donnarumma noi non arriviamo neanche a deludere questa sera, andiamo a casa ben prima, siamo palesemente eliminati con qualche giornata d'anticipo, qualche ora d'anticipo rispetto a questo 29 di giugno. Donnarumma è stato semplicemente perfetto, eccezionale. Quindi io oggi non vi dico, cioè la cosa che mi manda i matti, io non sono nemmeno deluso da queste eliminazioni, io pensavo di passare oggi, mi aspettavo un passaggio molto complicato, però mi aspettavo di passare, però è giusto uscire quando c'è. Io sono arrabbiato, perché qui non ci ha creduto nessuno, qui non ci ha creduto veramente nessuno. E quando parlo di responsabilità di Spalletti, permettetemelo, ma la responsabilità più grande di Spalletti è aver fatto fare 4 partite su 4 il terzino destro titolare a Di Lorenzo, che oggi non è nemmeno sceso. Adesso non mi ricordo se in qualche altra occasione era stato sostituito, mi pare di sì, forse con la Spagna, adesso non ho ricordi su questo, ma ha giocato gran parte dell'europeo. Siamo superiori almeno al 70%, 75% dei minuti giocati dalla nazionale italiana con Di Lorenzo in campo. E Di Lorenzo è un giocatore che oggi non è presentabile, mi dispiace, cioè sarò secco, insindacabile su questa roba qui, sono secco, insindacabile. La Juventus lo sta cercando, io spero che risolva tutti i problemi col Napoli e che rinnovi fino al 2057 col Napoli. Me lo auguro, perché adesso io quest'anno non l'ho seguito con particolare attenzione. L'anno scorso ho guardato tante partite del Napoli di Spalletti, Di Lorenzo era sicuramente un giocatore affidabile, quindi a me dispiace che Spalletti sia rimasto ancorato al ricordo che aveva di questo giocatore qui. Io non sono il CT della nazionale italiana, lui sì, e quindi deve avere anche forse il coraggio di distaccarsi da questo cordone ombelicale che si porta dietro rispetto ai ricordi bellissimi del Napoli scudettato col suo capitano che vince lo scudetto da giocatore determinante. Non è più così, cioè non è più, è palese, cioè se ne accorge chiunque. Se lo accorge qualsiasi tifoso sostenitore della nazionale italiana che magari nemmeno è appassionato di calcio e si mette qui a guardare le partite nazionali semplicemente perché è la sua squadra che gioca durante gli europei, per simbolo di appartenenza, di rappresentanza, se ne accorgono tutti. Di Lorenzo in questo europeo io credo che sia stato a mani basse uno dei peggiori giocatori dell'europeo e di gran lunga il peggior giocatore d'Italia, cioè da questo non si scappa. Poi c'è Scamacca. Ragazzi, Scamacca, io guardo l'Atalanta e Scamacca mi sembra la reincarnazione terrena di Bobo Vieri,
E io guardo Scamacca con l'Atalanta e così guardo Scamacca con l'Italia e sembra Luca Toselli. Oh, io almeno un paio di sponde forse le faccio anche bene, e io sono scarso da morirci. Io non, cioè, siamo francamente impresentabili, ma siamo francamente impresentabili, ragazzi. Cioè, ma ripeto, ma non è mica un discorso di livello tecnico qui, Cioè, non è un discorso di livello tecnico. Ci metti uno a uno con quelli della Svizzera, e ripeto, la Svizzera non ha nemmeno una brutta squadra, anzi, è una squadra di medio-alto livello, secondo me. Ma noi siamo lì. Forse probabilmente siamo anche qualcosina di più dal punto di vista tecnico. Però abbiamo l'organizzazione che probabilmente avrei io nel costruire un grattacielo, e non saprei nemmeno da dove iniziare. Andiamo a casa meritatamente, è l'ennesima delusione di questa nazionale. Io spero che qualcuno si possa assumere questa responsabilità, me lo auguro, invece che guardarci in faccia e dirci sempre va tutto bene, il calcio italiano è di livello, è la nazionale fortissima, siamo fantastici, siamo bellissimi, perché ci sono delle persone che la poltrona, la poltroncina ce l'hanno bella attaccata al sedere, col cavolo che lascia lì, sono contenti di questa roba qui, perché tanto chi se ne frega, l'importante poi avere delle cariche istituzionali, delle posizioni politiche di un certo tipo. Non bisogna fare mia colpa, non bisogna cercare di migliorare, si fa sempre tutto bene. Allora io spero che possa essere un bello scossone di quelli, di quei terremoti che non fanno danni ma fanno soltanto bene in prospettiva, perché questa è un'eliminazione francamente inaccettabile per una squadra come l'Italia, che è campione in carica, a cui non si chiedeva di vincere, semplicemente di onorare l'impegno e di onorare la maglia, e questa sera esci con disonore, perché hai camminato dal primo all'ultimo minuto. Io non so se ci sono altre cose da dire, forse sì, forse no, magari ne parliamo domani con un po' più di tranquillità, un po' più liberi, a freddo. Io oggi sono solo arrabbiato perché mi sono sentito derubato di 90 minuti della mia vita. Ah, la maggiore occasione che abbiamo avuto, anzi sono due, una è un potenziale autogol della Svizzera, dove prendono un palo perché sbagliano un intervento, quindi abbiamo fatto le nozze con i fichi secchi in quell'occasione, su un cross di Fagioli che ha fatto un bellissimo primo tempo, secondo me Fagioli, al di là del gol che abbiamo subito dove c'ha delle responsabilità, ma Fagioli ha amministrato la palla veramente con livello. E l'altro è una splendida, secondo me, intuizione di Zaccagni, perché veramente ha letto molto bene l'azione con Scamacca, che non esiste, davvero, cioè, non voglio usare delle vie di mezzo, è sfortunato, era difficile, non esiste. Non esiste che un attaccante come Scamacca sbagli quel gol, non può esistere mai nella vita. Cioè, lì devi buttare dentro tutto, prendi il palo, lo devi rompere, non esiste prendere il palo lì, proprio non. Quindi questo è un'Italia che va a casa meritatamente dopo un girone che ha fatto veramente ribrezzo, hai giocato un ottavo di finale ancora più complicato. Ho avuto delle vibes, non vorrei smuovervi qualcosa nello stomaco, di Italia Costa Rica del 2014. Mi ha ricordato veramente quelle emozioni dell'estate di 10 anni fa, e credo che questo riassuma tutto alla perfezione. Mi dispiace tanto per Donnarumma, tantissimo per Donnarumma, perché è l'unico giocatore che secondo me ha super super meritato. Poi ecco un'altra roba, Barella non ha giocato bene, però lo togli? E qualcuno può dire ma non stava bene, allora ha giocato titolare dall'inizio che non stava bene, cioè capite che proprio logicamente queste cose non hanno senso. Allora qualcuno dice non stava bene, partito titolare, aveva speso tanto, allora non ci stai più credendo? Cioè, per come la giri, la gestione di Barella per me è francamente incomprensibile, che è uno dei giocatori di riferimento di questa nazionale. Chi altro possiamo parlare? Chiesa non ha fatto una bella partita, Shaarawy non ha fatto una bella partita, Cristante abbastanza anonimo, Mancini io non sono un grandissimo fan, Bastoni quando va a saltare e quando va in conduzione è un super giocatore, quando fa il difensore io ho sempre dei dubbi, Darmian buttato nella mischia, poverino, di Lorenzo abbiamo già parlato anche troppo. Per il resto questo è, non ho nemmeno voglia di darvi dei numerini da fare le pagelle, perché sono veramente troppo arrabbiato per l'atteggiamento, mancato l'atteggiamento. Poi mi tocca sentire questi moduli, questo calcio moderno, questo calcio fluido, colpa è quella lì, non facciamo due passaggi di fila, colpa del calcio fluido, che grande colpa il calcio fluido, calcio moderno, due passaggi non li facciamo.
colpa sarà lì. Non andiamo a ricercarla troppo in là. Un abbraccio a tutti, ragazzi. Ciao.